Pirati scalmanati, ma quanto vi sentite fortunati? Perché oggi vi mostreremo la fortuna della nostra Nami, piratessa scalmanata della nostra community di Facebook e Discord. Facendosi un semplice giretto nelle Devils, ha trovato la scatola dei segreti misteriosi, meglio conosciuta come Box of Wondrous Secrets. Ne approfitto per parlarvi un po' di lore. Questa scatola fu trovata la prima volta dal caro Sir Jim, mentre faceva parte dell'alleanza delle Forsaken Shores. Si narra infatti che il suo lato oscuro sia nato proprio a causa di questa scatola che, mostrandogli i contenuti, lo abbia fatto impazzire, tradendo il suo equipaggio ed uccidendo tutti, tranne Grace Morrow, che riuscì a scampare alla sua dannata morsa. La troverete all'avamposto di Morrow's Peak. Il suo intento era quello di consegnare questa scatola al Gold Order, ma a quanto pare non ci riuscì. Nella prima parte del video avrete sicuramente compreso che per trovare questa scatola bisognerà avere molta fortuna. Ma dunque, dove si può trovare? Esattamente nelle Devil's Roar, escluso il forte. E ovviamente l'avamposto. Sarà possibile trovarla sulle spiagge che circondano le varie isole o addirittura sott'acqua. Inoltre, non ci saranno onorificenze per la consegna di questa scatola. Su di essa troverete diverse rune, come cuore, spiaggia, scheletro, signore e fiamma. E dalla ruota dei comandi, impugnando la reliquia, potrete dire: lascia che ti dica un segreto. Questa scatola potrà essere venduta a Grace Morrow al Morrow's Peak o al servitore della fiamma, meglio conosciuto come mietitore. Lo troverete a Riverside Out, i 12. Vendendolo, guadagnerete circa 25.000 monete d'oro, valore che verrà moltiplicato nel caso in cui abbiate la bandiera del mietitore attiva. Salutiamo la nostra fortunata Nami e auguriamoli le migliori fortune. Magari le serviranno per trovare il fantasma velato. Noi, che non abbiamo mai trovato nulla, vi auguriamo una buona permanenza nel mare di Sea of Thieves. E se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A presto!